Parlando di scuola siciliana, dobbiamo innanzitutto precisare cosa intendiamo con il termine scuola. Esso è usato per indicare una cerchia ristretta e relativamente compatta di poeti che presentano in estrema sintesi le seguenti caratteristiche comuni. In primo luogo, essi si raccolgono intorno alla figura unificante di un promotore, Federico II, il cui progetto letterario consiste nel promuovere una produzione poetica in lingua volgare siciliana per conferire prestigio culturale al proprio regno e al contempo per contrastare il primato della cultura ecclesiastica in latino. Essi operano inoltre all'interno dello stesso contesto, vale a dire la Magna Curia, la corte palermitana di Federico II, e oltre ad essere poeti, sono funzionari dalle professioni diverse, notai, giudici, funzionari della segreteria imperiale. Infine condividono una poetica, cioè una concezione comune della poesia, sia dal punto di vista formale che del contenuto.